Cosa stai facendo, Diana? Sto sbucciando una banana, anzi due banane ben mature come vedete. Poi la taglio insieme all'altra. Poi insieme alla banana aggiungo due uova. Poi prendo una forchetta e vado a schiacciare il tutto. Ora metto questo composto da parte per un attimo e mi sposto ai fornelli. Ora nella padella metto 80 g di zucchero. Praticamente andiamo a caramellare lo zucchero. Mi raccomando, mescolate di continuo e tenete la fiamma non troppo alta in modo da non bruciare lo zucchero. Lo zucchero sta cominciando a sciogliersi. Ci siamo quasi. Perfetto, ci siamo ragazzi, adesso ci spostiamo velocemente al tavolo e adesso verso lo zucchero in una pirofila da 20 cm di diametro. Ragazzi, questo passaggio va fatto super veloce perché altrimenti lo zucchero rassoda e non è quello che vogliamo. Esatto, giusto? Non possiamo più farci nulla. Facciamo anche questo movimento. Perfetto, la nostra base è pronta, adesso la mettiamo da parte. A questo punto riprendo il composto di prima di banane e uovo e lo inserisco in un frullatore. Aggiungo anche 200 g di bevanda vegetale, qui sto usando quella di soia, ma va bene qualsiasi altra bevanda vegetale. Aggiungo anche un cucchiaino di vaniglia in polvere e frullo il tutto. Perfetto, consistenza perfetta. Adesso prendo una pentola con dell'acqua e la faccio bollire, quindi mi sposto di nuovo ai fornelli. Quando l'acqua comincia a bollire, inserisco all'interno un sottopentola come questo. Adesso invece prendo lo zucchero che abbiamo versato prima qui e il composto che abbiamo frullato e lo verso all'interno. E adesso mi sposto ai fornelli di nuovo e adesso vado a inserire il nostro composto all'interno della pentola. Sul sottopentola ovviamente. Sul sottopentola, certo. Poi copro con il suo coperchio, però se voi avete un contenitore che non ha il suo coperchio potete usare un foglio di alluminio e lo coprite e poi mettete un coperchio della pentola sopra in modo che cuoce a vapore praticamente. E lo cuociamo in questo modo per circa 40-50 minuti a fuoco medio. Ci siamo? Allora, il tempo di cottura è trascorso. Andiamo subito a togliere il coperchio. Guardate qui, mamma mia che profumo buonissimo. E adesso andiamo a togliere anche la pirofila facendo attenzione. E ora non ci resta che far raffreddare completamente il nostro budino, altrimenti non riusciamo a toglierlo dalla pirofila. Ma ragazzi, se siete qui in questo momento a guardare questo video, supportateci, lasciate un mi piace, mi raccomando, e condividete il video con i vostri amici. Per noi il vostro supporto è fondamentale ed è solo grazie a voi se oggi siamo qui e saremo anche domani con un'altra ricetta. Ci siamo ragazzi, dopo averlo fatto raffreddare, io ho staccato con il coltello, con la punta, come vedete, il budino. In questo modo andiamo a capovolgerlo su un piatto e si staccherà facilmente. Adesso questo movimento va fatto velocemente, mi raccomando. Così. Wow! Vediamo un attimo. Wow! Wow, ma questo è invitantissimo, Diana! Wow! Mamma mia! Io non vedo l'ora di assaggiare, ragazzi. Prontissima per il taglio. Wow. Ragazzi, questo è senza farina, ci credete? Assaggiamolo subito. Diana, lo sai che il budino non lo mangio da tantissimo e davvero mi hai fatto un regalo. Ragazzi, mamma mia, questo è sublime. Che dolce, ragazzi. Troppo buono.